Buonasera a tutti. We are going to talk today about changes, but I must start with saying that after 2 years I haven't been in the Circolo delle Torri, I'm really happy to discover that it hasn't changed. Oggi siamo qui a buonasera a tutti, siamo qui a parlare di cambiamento, ma vi voglio dire innanzitutto che dopo 2 anni che non sono stata al Circolo dei Lettori, sono molto felice di scoprire che non è cambiato nulla. I will be talking today about three angles to this question of change. The first one would be how a visit in Torino changed my life. The second would be how political demonstrations brought me to believe in the ability to change. And the third one would be more literary, and this would be the question, in what way changes in my personal, private lives changed the way I answer the question, why do I write? E affronterò il tema del cambiamento di cui parliamo oggi da 3 punti di vista. Il primo, vi racconterò come una visita a Torino ha cambiato la mia vita. Secondo, parlerò di come delle dimostrazioni politiche, manifestazioni politiche mi hanno portato a credere che il cambiamento è una cosa possibile. E terzo, una visione più letteraria, in che modo nei cambiamenti della mia vita mi hanno portato ad affrontare la domanda perché scrivo. So let's start with Torino. 10 years ago, I was in the middle of a midlife crisis. I just published a book in Israel. I didn't know what to do next. And then I got this invitation to come to Schola Holden and to give a crash course, a short, intense course of 4 days. Ebbene. Partiamo da come Torino mi ha cambiato la vita. 10 anni fa ero in piena crisi di mezza età, avevo appena pubblicato un libro in Israele, non sapevo bene in che direzione procedere e poi sono stato invitato dalla scuola Holden qui a Torino per fare un corso intensivo di 4 giorni. So I remember the moment I entered Scuola Holden, it was not yet in the big building, it is now, it was in a smaller building. I was just making my entrance, and I felt like I'm walking in a sogno, in a dream. This was my dream for many, many years. I wanted to start a creative writing school. I've been teaching creative writing for 20 years, but I always had a dream to start a creative writing school. Not only this, but this school has to be super cool. It has to be a cool school. Not just late. Ricordo precisamente il momento in cui sono entrato nella scuola, che non era ancora il grande edificio che occupa adesso, in un posto più piccolo, eppure sono entrato e subito, al primo momento, ho sentito che stavo camminando in un sogno. Era la realizzazione del mio sogno da tantissimi anni. Io da 20 anni insegno scrittura creativa, ma avevo questo desiderio di avere una scuola di scrittura creativa e una scuola creativa che fosse cool, che fosse un posto dove piacevole stare, una cool school, dice. So I was on one level in these days in Scuola Holden, I was giving the course, but on another level I was also spying. I was looking and investigating and reading what is the program of courses and what exactly does every one of the people in the office, what do they do exactly and what kind of process do the students go through. And I finished these 4 or 5 days in Scuola Holden with this very dramatic decision. I am coming back to Israel and I'm going to start the Israeli Scuola Holden. E, insomma, ero lì per 4 giorni per fare lezioni, ma in realtà per buona parte del tempo spiavo, facevo la spia. Mi guardavo intorno, investigavo che cosa facevano tutte le persone che vedevo, cosa faceva chi lavorava in ufficio, quale processo attraversavano gli studenti che studiavano in questa scuola e ho preso la decisione che sarei tornato al mio paese, in Israele, e avrei aperto la scuola Holden di Torino in Israele.
Now we are 10 years dopo, later, and the school is flourishing. We have 25 teachers. We have 80 workshops all over the country. We are promoting tolerance and attentiveness, working with underprivileged people. And maybe one of the things in life that I'm most proud of that I was involved in. But none of this would have happened if I haven't been visiting Skola Holden and getting inspiration and also becoming envious. And I'm going to say something about being envy. Ebbene, 10 anni dopo la nostra scuola è in piena fioritura, abbiamo 25 insegnanti, 80 laboratori in giro per tutto il paese in contemporanea, e lavoriamo sulla tolleranza fra i popoli, fra le persone, lavoriamo con gruppi che sono in difficoltà e hanno la possibilità di accedere ai nostri laboratori. E tutto questo non sarebbe successo se io non fossi stato alla scuola Holden qui a Torino e non avessi avuto lì una vera ispirazione e non avessi provato invidia, e di questa invidia voglio dirvi qualcosa. Invidia is the Italian word. So usually when we talk about being envy, it's a negative feeling. But in Hebrew we have this beautiful saying. It says kinat sofrim tarbe chokhma, which means the envy of writers will promote wisdom. And this is how I feel about being envy. Sometimes you need to be envious in order to progress, in order to get inspiration, in order to think, yes, this is possible. Today I was in Skola Holden again for an interview, and they are so much more advanced than my own school, and I still have so much thing to learn from this place. And again, I felt this kind of envy. And again, I will come back to my country and to my school, and we are going to promote, to improve. So in that sense, being envy, and this is my first insight for tonight, can be a very positive thing. Esiste in ebraico un detto che dice kinat sofrim terbe chokhma, che significa l'invidia degli scrittori produce saggezza. Ebbene, di solito noi l'invidia la pensiamo come un sentimento negativo, invece però ci porta a essere ispirati, a progredire, a immaginare, a sognare che qualcosa è possibile e noi vogliamo raggiungerlo. Oggi mi sono trovato di nuovo alla scuola Holden per un'intervista e di nuovo ho provato invidia, perché sono così tanto più avanti, hanno così così tante più possibilità, e di nuovo ho provato questa invidia che sono certo mi porterà a tornare in Israele e ad apportare dei nuovi cambiamenti e miglioramenti. Quindi scopro, e questa è la prima cosa che voglio rivelarvi oggi, che l'invidia può essere anche un sentimento positivo. Ok, so this was Skola Holden and Torino changing my life, and now I'm going to talk about a very strong experience I had during the last year, and it was a political experience. I will tell you a little bit about Israeli politics for those who don't know. We had the same prime minister for 12 years, and at some point he became so strong that many people in Israel felt that maybe there is a threat that we will not be a democracy anymore. The other thing that happened is that he was accused formally in corruption, and in not like the tradition in Israel. We have a long tradition in Israel that if someone is accused in corruption and it's formal, he resigns. So he refused to resign. His court was about to start, and he still was the prime minister, which was unprecedented in the history of Israel. So this is what started the demonstrations I'm going to talk about. Ebbene, ora vi voglio introdurre un pochino nella politica israeliana per raccontarvi un'esperienza che ho avuto in quest'ultimo anno che per me è stata molto importante. Ebbene, il nostro primo ministro è stato ex primo ministro, è stato primo ministro di Israele per 12 anni ed era diventata una personalità veramente molto molto forte, e in molti cominciavamo a avere la sensazione che la democrazia israeliana fosse minacciata.
Inoltre è stato accusato formalmente di corruzione e non come da tradizione succede sempre in Israele, non ha voluto dimettersi. Dunque il suo processo è iniziato quando lui era ancora primo ministro. I have visited countries who are not democratic. I went to China, I went to Russia. The kind of feeling that you have when you visit a non-democratic country is something I don't want my daughters to experience. This is what I thought to myself, and this is what brought me to participate in the first demonstration in Jerusalem. And it was a long process. I'm still very emotional when I talk about it because it's very fresh. It happened, it only ended a couple of months ago with the change of the government, but it was a long, long journey of demonstration after demonstration after demonstration in Jerusalem. It's very, I don't know if you've been to Jerusalem in the winter, very cold. Sometimes we were 100, 200 people, then we were 500, then 2,000, then more and more and more, and sometimes less. And we were a group of friends going to these demonstrations. I was also talking in the demonstration for the first time in my life. I was writing political articles, not for the first time in my life, but in a very direct and straightforward way I have never done before, because I felt this is more important than anything. I was, as you say in American English, I was all in. Let me translate. Yeah. E sono stato in paesi non democratici in visita, sono stato in Cina, sono stato in Russia, e la sensazione che hai quando ti trovi in questi paesi non è qualcosa che vorrei che le mie figlie sperimentassero. E per questo motivo, quando in dicembre dell'anno scorso sono cominciate delle manifestazioni a Gerusalemme, ed è una cosa che mi commuovo ancora a raccontare perché è un'esperienza molto fresca per me, è finita solo 2 mesi fa col cambio del governo in Israele. Ebbene, ho iniziato a partecipare a queste manifestazioni settimanalmente. A Gerusalemme d'inverno fa freddo, a volte eravamo in 100, poi in 200, in 500, in 2000, di più, di meno. Eravamo un gruppo di amici che ci andava insieme e io ho cominciato, spesso parlavo, ero oratore a queste manifestazioni e ho scritto sui giornali, non per la prima volta di politica, ma in maniera molto diretta, come mai prima, perché veramente era per me una questione vitale, ero completamente immerso in questa esperienza. Now, we were a group of 3 or 4 people going to the demonstrations together in Jerusalem, sometimes during the lockdown. And what I remember very strongly is that in every Saturday I would write to more friends and I would in a WhatsApp and I would tell them, we are going to the demonstrations, do you want to join? And they are all people that agree with the cause. They agreed with the cause, they thought the demonstrations are important. But they would answer me, nothing is going to change. You're wasting your time. It's not going to happen. He is going to be the prime minister forever. So we are very, it's very nice that you are demonstrating, but we do not believe that there is a chance that something would change. So every Saturday I am getting these WhatsApp from my closest friends, from people I appreciate and I love, and we are friends for many, many years, and they're so skeptic and cynical, and they say, no way, it's not going to change, it's not going to happen. E andavamo insieme 3-4 amici regolarmente tutte le settimane, al sabato sera, anche durante il lockdown, e io ogni sabato scrivevo a sempre più persone, mandavo un WhatsApp chiedendo loro se volevano raggiungerci, unirsi a noi. Sono persone, quelle a cui scrivevo, che sono tutte d'accordo con me dal punto di vista politico, ma mi rispondevano regolarmente, e io ogni sabato ricevevo una marea di WhatsApp in cui mi si diceva non cambierà nulla. Bibi sarà per sempre il nostro primo ministro, non c'è speranza per il cambiamento. Quindi questo me lo dicevano i miei amici più cari, amici di una vita, e mi rispondevano con messaggi scettici, addirittura cinici, su quello che sarebbe accaduto. Eventually, I'm bringing you already the happy ending. Eventually, the demonstrations were very effective. We have a new government for the first time in the history of Israel. We have an Arab party in the government. Prime Minister is not the same Prime Minister anymore. We celebrated in Tel Aviv a couple of months ago. It was a very emotional night, but
I still have the very strong memory of this WhatsApp telling me that there's no chance, it's not going to happen. And I think I learned a lot from this year. It was a long year, a tough struggle. So I think I learned two insights. One is that if you want change, you have to fight. It's not going to be easy. If you want, whether it's political change or personal change, you will always have to face obstacles and people who will tell you there is no chance and people who will tell you that it's a waste of time. There's always a struggle if you want to change. And the other thing is the force of Amici, because we were a group of four friends, one woman, three men, every Saturday, cold, rain, we went together and we supported each other. And then we met other people who supported us. This power of friendship in the process of change, this is my second insight from this year. And maybe I translate. Yeah, I have something Thank more you. To say. La storia non ve la rovino se ti dico che ha avuto un finale felice, è cambiato il governo. E addirittura abbiamo un governo per la prima volta in cui partecipa un partito di arabi israeliani. È stata una grande festa per noi questo cambiamento, una grande emozione quando abbiamo potuto festeggiarlo a Tel Aviv. Però io ricordo, continuo a ricordare questi WhatsApp in cui mi si diceva non c'è speranza per il cambiamento. È stata una lotta dura e da questa situazione io ho imparato due cose importanti. La prima è che se tu vuoi il cambiamento devi combattere per averlo. Devi combattere se vuoi un cambiamento personale come politico e dovrai combattere contro ostacoli o persone che ti diranno che non è il caso, che è una perdita di tempo o che ti faranno difficoltà. E la seconda cosa che ho imparato è la forza dell'amicizia, perché noi eravamo in quattro, una donna e tre uomini che andavamo sempre insieme e ci supportavamo a vicenda e poi abbiamo incontrato altre persone e questo supporto è andato crescendo ed era fondamentale. Ok, now to the literary part of our evening. I wanted to talk about the way my answer to the question, why do I write, changed throughout the years. So, in order to tell you that, I must tell you what kind of a child I was, or what kind of an adolescent I was. Okay. Ora arriviamo alla parte letteraria della serata, vi voglio raccontare perché il mio cambiamento interiore fa sì che che io risponda in modo diverso alla domanda perché scrivi nel corso degli anni e del tempo, e per far questo vi devo raccontare che tipo di bambino sono stato. Maybe you will find it hard to believe because now I've been speaking for 30 minutes in a row, but I was a very shy child, silent, observing, not really expressing what I felt. Everything was left inside for many, many years. I felt that I'm looking for this channel. How can I express what I feel? There's a lot of feelings going on inside and I didn't find the channel. I tried to be a musician, didn't work. Actor, didn't work. Painter, no talent. So many, many years I looked for this channel. Sarà difficile per voi crederlo, visto che è da mezz'ora che vi sto parlando in un monologo, però io da bambina ero timido, ero silenzioso, non sapevo come esprimere i miei sentimenti che abbondavano dentro di me e tutto mi restava chiuso dentro. Cercavo un canale in cui esprimermi appunto tutta la mia interiorità e non lo trovavo. Musicista, non ce l'ho fatta. Attore, non ce l'ho fatta. Pittore, senza talento. So when I look now at the first book I published, it was in 2001, actually, it was 20 years ago. It's the only book of mine that hasn't been translated to Italian. And this book was about voicing what was silent. What? Voicing, finding a voice to what was silent. Expressing what is inside for the first time outside. That was the only or maybe the strongest motive I had when I wrote my first short stories that were in this book. Il primo libro che ho scritto è uscito nel 2001, l'unico che non è stato tradotto in italiano, e l'unico scopo che aveva era di trovare una voce per il silenzio che mi sentivo dentro, esprimere la mia interiorità all'esterno. E questo è quello che è entrato nei miei primi racconti. So my first answer to the question why writing was back then, 2001, to
to bring what is inside outside, to have this kind of catharsis, this relief. Quindi la prima domanda al perché scrivi nel 2001 era portare fuori quello che avevo dentro, una sorta di catarsi. But then, of course, my life changed. I grew up, and the answers changed. So I thought about it today. I wrote this whole stream of consciousness for this specific lecture. So I thought about why did I write Nostalgia? Nostalgia was my first novel, and it's also translated to Italian. So Nostalgia was not anymore just an expression of what was happening inside. It was more an investigation. It was an investigation in two senses. First of all, it was an investigation of a breakup. I had a big love story. We broke up, which is a nice way to say that she left me. And I started writing Nostalgia as a way to investigate what, maybe if I write about this relationship, I will be able to understand why did they end. This was the reason that I start Nostalgia. Maybe, yes. Quindi sono cresciuto, sono cambiato nel corso degli anni ed è cambiata anche la risposta al perché scrivo. E ci ho riflettuto proprio mentre prendevo i miei appunti per questa sorta di flusso di coscienza che è questo discorso che vi sto facendo. Mi sono domandata perché ho scritto Nostalgia. E non era più per tirare fuori una voce di silenzio, era un'investigazione. E mi ero lasciato con la mia ragazza, che è un bel modo per dire ero stato mollato, e quindi ho pensato che se avessi indagato cosa era accaduto in questa storia, forse sarei riuscito a venire a capo del motivo per cui era finita. So the answer to the question why writing is to understand what happened, to understand relationship. And then it changed again, and the next book was La Simmetria dei Desideri, that maybe some of you have read. Why did I write La Simmetria dei Desideri? Why did I start writing it? I was 34. We are a group of very close friends, La Simmetria friends. And when we became 34, I felt that this friendship is going to change, to end, because people started to get married, to have children, to be distant. Sometimes the wife of one friend does not get along with another friend. One of us became rich, which is impossible. You are envious too much. So there was the feeling I had that this is the ending of the golden age of friendship. Now it is going to end. So I wrote La Simmetria. This was my personal drive that got me in this book, in order to remember the golden age of how was it. I wanted that I will have a memory 20 years from now. I could read my own La Simmetria and I could remember how important were friendships for me. That was the reason I got into to remember and to, how do you say, l'anziach? Eternize, rendere eterno. Yeah. Rendere eterno? Mm-hmm. Okay. Perpetuare, perpetuare. I'm studying Italian now, so try. Ulanito again? Yes. Quindi il primo libro, Nostalgia, l'ho scritto in qualche modo per capire una relazione. Il secondo libro, La Simmetria dei Desideri, che forse qualcuno di voi ha letto, l'ho scritto invece per un altro motivo. Ho compiuto 34 anni, eravamo un gruppo di amici, gli amici della simmetria, amici da sempre, e cominciavo a sentire che eravamo in una fase della vita in cui la nostra amicizia si sarebbe interrotta. E cominciavamo a sposarci, ad avere figli, magari la moglie di qualcuno, la ragazza di qualcuno non andava d'accordo con gli altri, uno era diventato ricco, impossibile restare amici perché parte l'invidia. E quindi volevo in qualche modo ricordare a me stesso quest'età dell'oro dell'amicizia che stava per finire. Quindi ho scritto questo racconto per me, la mia spinta è stata ricordare l'età dell'oro che non ci sarebbe più stata e perpetuarla, come diceva, rendere eterno questo momento che stava concludendo. By the way, I was wrong. Friendship survived. The last telephone call I had before I came here was one of my La Simmetria friends. We were planning our trip to Sinai together. We're still friends. We still go together, celebrate birthdays. I was wrong, but I got a book out of this
wrong assumption. E avevo torto, sappiatelo, l'amicizia è sopravvissuta, uno degli amici della simmetria l'ho sentito appena prima di venire qua, stiamo pianificando un viaggio insieme nel Sinai e festeggiamo sempre i compleanni insieme, quindi ho sbagliato sulla mia previsione, ma me ne è venuto fuori un libro, quindi benvenga. Ok, I'm progressing and now in my life course I'm already married and I have my first daughter. Now when I became a father, there was something I was not expecting. I didn't expect that it would not be possible anymore to travel for a long time. I discovered it in a painful way. I discovered that I have a limit. I cannot be away from my daughters more than a week. Okay? I let Rafaela translate. A questo punto mi sono sposato, procedo col tempo, con la vita, e ho avuto la mia prima figlia e ho fatto una scoperta diventando padre. Ho scoperto, e non me l'aspettavo, che da padre non potevo viaggiare per un periodo lungo, non potevo superare la settimana di distacco. But there is the problem is I really love traveling. I am a backpacker. I was traveling South America after the army, after the army. This was a very central part of my life was traveling. And now I'm in this situation that I realize that traveling as I knew it has ended. I cannot take my bag and go to whatever I like and without a return flight. It's done. It's not going to happen anymore. So what did I do? I wrote a book and it's called Neuland. And in Neuland, the whole book is a journey. So I was sitting in my house with my daughter and my first daughter and going to the kindergarten and going back from the kindergarten. But when I was writing, I was in South America. I was traveling in my mind. I lived the life I could not live. And I think this is something very central about writing. People assume that writers, or like me, authors, they write about what happens in their life. But actually, you write about what cannot happen, what could have happened, what you want to happen, what you are afraid to happen. And this road not taken of your life, you discover through writing. And when I wrote Neuland, that was my feeling. I have to have an alternative, imaginative journey in order to stay at home physically. Wow, that was long. Sorry. Raffaella Scardi. Scusate, please, grazie. E ho scoperto quindi di avere questo grave problema. Io ero un grande viaggiatore, uno di quelli zaino in spalla. Dopo l'esercito sono stato in Sud America più volte. E viaggiare era una grande parte della mia vita e ho scoperto che il biglietto di sola andata non sarebbe più esistito. E dunque cosa ho fatto? Ho scritto un libro, ho scritto Neuland, che si svolge, che è tutto un lungo viaggio in Sud America. Quindi io ero in casa con mia figlia e scrivevo del Sud America, me lo immaginavo, in qualche modo non potevo viverlo e lo scrivevo. E molti lettori credono, suppongono che uno scrittore scriva ciò che succede, non è vero, scrive quello che non succede, quello che vorrebbe che succedesse, che ha paura che succeda, che magari potrebbe essere successo. E quindi in qualche maniera è un viaggio la scrittura per chi è costretto a stare a casa. I won't be able to talk about all my books because we also have a time limit and I want to open up for questions. I know. But I will talk about at least one more, which is Trepiani, which is the book that now I came here to celebrate the Nanni Moretti adaptation. And this is actually, in a way, it connects to this idea that you don't write what really happened in your life. And if in Neuland I wrote my fantasy of a trip in South America, in Trepiani I wrote my fears. And sometimes this is what you do as a writer. You go into your deepest fears, and by writing them, you are facing them. And let's translate.
Non posso parlarvi di tutti i miei libri perché c'è un limite di tempo e voglio sentire anche le vostre domande, però c'è un altro di cui voglio trattare che è Tre Piani, che è quello che sono in qualche modo venuto qui in Italia a celebrare visto che è uscito l'adattamento cinematografico di Nanni Moretti. E quindi torno al fatto di perché ho scritto Tre Piani. Mentre in Neuland desideravo viaggiare e ho scritto qualcosa che desideravo, in Tre Piani ho scritto le mie paure. I'm a father of three daughters, so what are your greatest fears as a father for daughters? Fear number one is that someone would hurt them. And this is what I wrote about in the first floor of Tre Piani. And I think a fear which is relevant to girls, to boys, to any parent, is the fear of disconnecting. Of your child being angry at you, of having a bad relationship with the child, like the judge in the third floor in Tre Piani, this is what happens with the father, with the mother, with the child. So I was writing my fears, and actually it was a very strong and intense writing process. There were moments in writing Tre Piani, I thought to myself, I can't publish this text, this is too strong. I was afraid for my own book, but I think this is also an answer to the question why writing that I have today is sometimes you write in order to face your fears, to write them as if they really happened, and then maybe you can go on and live with that. Ebbene, ho tre figlie, sono un padre di tre figlie e quindi che cosa temi per le tue figlie? Ecco, che qualcuno gli voglia fare del male, quindi in questo sono vicino al primo piano, questo l'ho scritto nel primo piano. Un altro timore per genitori che hanno figli maschi o femmine è di avere un cattivo rapporto con loro, di essere distaccati dai figli, e questo l'ho scritto parlando della relazione fra i due giudici del terzo piano e il loro figlio. È stato talmente forte, talmente intenso questo processo di scrittura che in certi momenti io stesso avevo paura del mio libro, pensavo non è pubblicabile un libro di questo genere. In verità un'altra risposta al perché scrivere può essere proprio questa: scrivi le tue paure e così potrai in qualche maniera affrontarle. And the last book I want to talk about, and then we'll go to your questions, is actually a book you haven't read yet because it's not translated to Italian. It was published in Hebrew in Israel 4 months ago, and this book was written during the COVID, during the first, second, and third lockdowns in Israel. L'ultimo libro di cui vi voglio parlare è un libro che non avete ancora letto perché è in corso di traduzione adesso in italiano, è uscito solo a maggio in Israele ed è stato scritto durante l'epoca del Covid, i tre lockdown che si sono susseguiti per causa del Covid in Israele. So Covid was a change forced on us, and I remember the first weeks, I remember cancellations, a lot of cancellations, no book tours, no workshops, no readings, no possibility to meet with friends, no possibility to meet with my parents, that they could not see my children for a long time. Many friends of mine were fired, collapsed mentally, and I remember myself kind of sitting in my room and thinking, so what would I do now? What am I going to do in this emptiness, this desert? And then I did what I know to do. I wrote. I started writing. Actually, it was something I had in mind for a while, so I just had to restart it. And I got into this very intense process of writing a new novel, and I wrote in every free moment I had. I hid it in a place close to the house and wrote, and then I wrote in the house, and in every way I could manage, I wrote again and again and again, a page and one more page, and I felt that writing is saving me in a way, that this chaos around us, you could not even know what will be tomorrow. With writing, with this story I'm telling, which is not connected to COVID at all,
But with this sense that I'm creating a story, I'm shaping a reality in a format of a story, I'm regaining a sense of control, a sense of meaning. There is a meaning to what is happening. Il Covid è stato un cambiamento forzato per tutti noi. Nelle prime settimane mi ricordo un sacco di cancellazioni, di book, di letture, di presentazioni di libri, di incontri, e poi non si potevano incontrare gli amici, non si potevano incontrare i genitori, i miei genitori non hanno potuto vedere i miei figli per tantissimo tempo. Ho visto gli amici intorno a me crollare, perdere il lavoro, avere veramente una crisi generale. Cosa ho potuto fare? Cosa potevo fare io di fronte a questo collasso, di fronte al deserto che mi trovavo intorno? Ho iniziato a fare quello che so fare, cioè scrivere. Avevo in mente una storia già da molto tempo, quindi mi sono messo a scrivere e questo, ho iniziato il processo di scrittura di un romanzo. E lo facevo in tutti i momenti liberi, in tutti i luoghi possibili, appena in casa, appena potevo uscire un pochino fuori casa. In qualche maniera ho trovato che la scrittura mi salvava dal caos e dalla impossibilità di progettare qualunque cosa persino il giorno dopo. Ridava una forma a una realtà, ridava un senso a questa realtà che sembrava averlo perso completamente per tutti noi. To kind of wrap it up, before your question, I think that what is fascinating is I was trying to answer during this lecture the question, why do I write? But actually, if you think about it, it's quite the same answers to the question, why do we read? Why do we read? We read because we want to experience a life that we can't really experience in our real life. We read because there's something inside of us that we need to feel less lonely and maybe find someone else who's feeling the same thing. We read because we need meaning. We need to understand life and give meaning to life. We read because we are afraid. We read because we are more passionate than we can actually act on life. So maybe the answers to the question, why do we write, are not so different from the answer to the question, why do we read? Per concludere, trovo affascinante quello che ho scoperto quando mi sono domandata per parlarne con voi perché io scrivo. Ebbene, ho avuto l'impressione che le stesse ragioni per cui io scrivo sono le ragioni per cui noi tutti leggiamo. E leggiamo perché vogliamo vivere una vita che non è quella che sperimentiamo, oppure perché ci sentiamo così soli e abbiamo bisogno di qualcun altro che si senta solo e ce lo racconti, o perché abbiamo bisogno di un senso e un bisogno di tentare di capire quale questo senso sia, oppure perché abbiamo paura, oppure perché proviamo una passione che abbiamo bisogno di esprimere. Quindi il motivo per cui scrivo probabilmente è il motivo per cui noi tutti, sono tutti i motivi per cui noi tutti leggiamo. Okay.